La storia, la storia. La storia della grazie, musica. Grazie, grazie a tutti, grazie di cuore. È grazie. Un onore averti qua ai migliori anni. Chissà quante volte hai visto il programma, hai sentito le tue canzoni che abbiamo cantato con i protagonisti originali. Guarda, ho letto delle frasi che ha scritto Vincenzo Mollica come prefazione di un tuo libro, che fotografano perfettamente, perché dice che Mogol è poesia, Mogol è storia, Mogol è letteratura della canzone. Quindi ho preso in prestito le parole del grande Vincenzo Mollica per sottolineare la tua presenza e quello che hai fatto, insomma, e quello che continui a fare. Vincenzo è una persona meravigliosa. Beh, ha detto cose giustissime. Senti, ho selezionato, tra le tante canzoni che hai scritto, alcuni brani. Vorrei che tu, e vorrei commentarli con te, magari se ci sono episodi o cose curiose. Con grande piacere, dimmi. Iniziamo da Una lacrima sul viso, Bobby Solo, 1964. La lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo. Ma come ti è venuta sta canzone? Allora, racconta. La verità, La verità, tutta la verità. La verità è stata questa. Mio papà, che faceva l'editore, era il direttore della Ricordi, mi disse: guarda, ho trovato un ragazzo bravissimo, ha scritto una canzone che mi piace, dovresti fargli il testo. Lunedì Bobby mattina, Solo, che ricordava un po' Elvis lunedì Presley. Lunedì no? Mattina incide. Ah, lunedì mattina. Lunedì mattina. Allora, lunedì mattina, io vedo che arriva Bobby Solo. E non avevo scritto niente. Allora gli ho detto, guarda, non lo trovo adesso il testo, però mi viene in mente mentre andiamo, cerchiamo di scriverlo, te l'ho detto mentre andiamo. Allora lui è venuto in macchina, aveva la chitarra, dico fammela, può sentire la canzone? E allora ha cominciato. Noi eravamo a Piazza Fontana praticamente, a Milano, gli uffici, e quindi abbiamo fatto un percorso fino a Via Verdi. Quando siamo arrivati a Via Verdi, io gli ho detto: guarda, ti confesso, te l'ho dettata, ma l'ho scritta adesso. Ah, quindi l'avevi scritta al volo così lungo il tragitto. Altro brano bellissimo, scritto da Luigi Tenco, cantato da Vilma Goic, Se stasera sono qui, 67. Se stasera sono qui, è perché ti voglio bene. È perché tu hai bisogno di me. Anche se non lo sai. Poesia. E questo l'ha scritto Tenco. Però non l'ha cantato, non l'ha mai cantato. No, l'ha cantato. L'ha cantato? Sì, l'ha cantato perché io l'ho invitato a pranzo. E gli ho detto: guarda, se vieni a pranzo con me, vuoi venire in Piazza San Babila? E lui mi ha detto: sì, volentieri, però dico, mi dovresti fare un favore, perché c'è la Saxon, che era uno studio... Incisione. Di incisione, vicino. E ho detto: prima andiamo lì un attimino, perché vorrei che tu mi cantassi se mi stasera sei qui, sono qui. E lui disse: va bene. Andò, c'era il pianoforte, me la cantò e poi siamo andati a mangiare. Poi Luigi, come sapete, è morto. È in quel Sanremo. Sì, Sanremo. E io, siccome come ha cantato lui... E tu l'avevi registrata questa? Sì, certo, io avevo il disco, per cui ci abbiamo messo l'orchestra
E lui ha fatto questo grande successo. E quindi c'è questa versione anche di Luigi, sì. Proprio perché quella volta gli avevi fatto. Perché volevo, io ero curioso di sentire la sua versione. Mi sembrava un po' Nat King Cole, capito? Esatto. Lui aveva questa voce bella, pastosa, quindi. E quindi grazie a questa. Sì, Incisione che hai fatto fare c'è la sua versione di Se stasera sono qui. Andiamo avanti nel tempo. Dalla Morandi, Vita, un altro brano, un altro grande capolavoro scritto da Mogol. Sì. Anche gli angeli capita, a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, così cancella tutto. Senti Giulio, è vero che questa canzone in origine non si intitolava Vita? No, si intitolava Cara. Cara! Era dedicata ad una donna che ho conosciuto, che era una ragazza bella, ma nonostante avesse, mi ha raccontato delle cose che mi sono un po' meravigliato, ma lei non aveva capito l'importanza negativa che potevano avere, e quindi me lo raccontava come fosse una cosa normale. Sì. E allora io, pensando a lei, se sentite questa canzone e sostituite la parola vita con cara, è rivolta a una donna. Sì, senti tutto, sì. Senti tutto quello. E loro mi dissero, sai, siccome siamo due uomini, si può chiamare Vita. E io, pur di averli tutti e due, ho detto sì. Beh, ovviamente. Però se la canta col nome Cara, ti fa venire la pelle. Voglio provare a sentire la versione. Provala. Con Cara. Andiamo avanti. 1999, c'è una canzone che è bellissima, cantata da Adriano Celentano, sì. Che è L'arcobaleno. Sì. Sentiamola. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire, ascolta sempre solo musica vera, e cerca sempre se puoi di capire, ascolta sempre solo musica vera, e cerca sempre se puoi di capire. Una poesia, un'altra poesia e musica. Questa com'è nata? Una storia bellissima questa canzone. Allora, questo riguarda un discorso che mi ha toccato. Gli arcobaleni. Ero in ufficio, è venuta la mia segretaria e mi ha detto: guardi che c'è una medium che è una professoressa di italiano a Barcellona, che dice che ha avuto un contatto con Lucio Battisti e vorrebbe parlare con lei. E io ho detto: guarda, se è una medium, meglio che ci parli tu. Un po' di quindi, diffidenza. Ero diffidente, sì, questo è vero. E mi ha detto, poi ho chiesto che contatto ha avuto, e lei mi ha fatto sapere, la segretaria mi ha detto che l'ha avuto nel specchio del bagno. Il contatto, lei voleva... Praticamente mi diceva che dovevo scrivere questo cantone, per favore mi scongiurava, perché è proprio colui che lo vuole. Allora io sono andato, non è finito qui. Poi è successa un'altra cosa, io avevo un'amica di Como che mi mandò un fax con una copertina di una rivista che si chiamava Firma. Dyna Club, credo, era un organo, e c'era Lucio Battisti e un arcobaleno, e c'era l'articolo di Giulio Caporaso, che adesso ha scritto un libro su questo argomento, che diceva che aveva sognato, ha fatto un sogno che non era un sogno, era veramente sicuro di averlo vissuto e che non poteva fare a meno di fare la copertina di questo giornale, certo. Di questa rivista. E quindi hai collegato lui, le cose? No, sì, a me è arrivato questo, certo. Che sono due persone. Poi oltretutto un cattolico fervente che ha fatto tutto il giro nel mondo delle associazioni cattoliche. Per cui assolutamente credibile. E
due notizie che arrivano da due persone diverse, è chiaro che mi hanno fatto impressione. E siccome io avevo un appuntamento con Celentano e Gianni Bella, abbiamo scritto L'emozione in una voce, tutto quel e capitolo. Di solito lui arrivava con due o tre canzoni. E ho detto, però questa volta dico, io mi trovo in imbarazzo perché vorrei scrivere questa canzone, ma io scrivo sulla musica. E la musica, non ho mai sentito una musica che desse l'impressione di arrivare dall'aldilà. E Gianni Bella si è alzato e ha detto, questa volta ho scritto solo una, ce l'ho sulla cassetta, una canzone solo. Era questa melodia? Era l'arcobaleno. Era l'arcobaleno. Bellissimo. E quindi è venuto questo... Era l'arcobaleno. E poi affacciandoti, guarda, l'hai visto quasi da... Questa è la fotografia che potete vedere tutti, è che il set praticamente è fatto di un giardino, però la parte sinistra e la parte destra alla fine è un rettangolo, no? E questo arcobaleno riparte dalla casa di sinistra e arriva alla casa di destra. Esattamente. Quindi è arrivato proprio lì, solo lì. E io ho cercato di capire perché. Ho pensato che fosse perché ci ha permesso di fotografarlo e di rendere più credibile poi quello che io racconto, quello che racconti non è credibile, però quella è una fotografia. Con Lucio Battisti, tanti brani, tanti album, una storia fantastica. Però è una noi fotografia. Con proprio un allievo del tuo CET, Gianmarco Carroccia, ci siamo, hai visto, l'abbiamo ospitato ogni settimana e ha cantato grandi successi di Lucio Battisti.